bonus, il bonus di disponibilità. Sì, adesso volete caffè, quindi va bene. Bene, sono osservazioni su questo. Prego, prego. Sì. Tempo fa l'amministrazione di Chieri che aveva fatto un accordo simile era stata criticata perché si diceva che il segretario comunale veniva poco a pagare. Per me l'accordo va in direzione anche qua di una riduzione dei costi, per cui anche questo va in direzione corretta. Però per un paese come Nogara forse 12 ore alla settimana mi sembrano un po' pochette per la presenza di un segretario comunale. Quindi è vero che l'Isola della Scala è anche un paese più grande e forse anche con i suoi problemi, con le sue, però forse si poteva distribuire l'orario un attimino verificando anche questa cosa qua, che la presenza di un segretario comunale non solo per i consiglieri ma comunque anche, come si diceva prima, per la cittadinanza e per tutte quelle che possono essere le pratiche di un certo tipo, 12 ore a me sembra un po' poco. Si fermo. Questo è il mio parere, se non si può fare altro. Noi dobbiamo dire anche che tanto siamo andati dal 25 al 33, poi abbiamo cercato posto Augusto Ferraro che, essendo un super commissario, farà non 12 ore, ma nel suo lavoro come facesse 24. Quindi, da questo punto di vista, siamo convinti che in parte sopriremo, ma adesso più delle battute c'è un problema reale. Ecco, se posso dire due parole tanto per, non so se tranquillizzare, diciamo che sarò io il primo a verificare nel momento in cui mi metterò ad operare dopo l'approvazione della convenzione in maniera abbastanza continua, verificare l'efficacia del servizio. Sarò io il primo a dire no, non possiamo andare avanti su questa strada, perché evidentemente se non raggiungo risultati io, come responsabile un po' della situazione generale, evidentemente le politiche non mi piace, dovete trovare un'altra strada che può essere forse un segretario a tempo pieno, perché sarebbe l'ideale, perché comunque evidentemente nell'ottica del risparmio l'amministrazione ha cercato di trovare la soluzione più idonea. Bisogna dire che c'è stata anche un po' di difficoltà, perché il sindaco del comune di Isola della Scala non era molto contento, ma forse più sindaco, altri amministratori non erano così contenti di permettere che io venissi a fare un po' di ore qua. Ho spinto un pochettino, un po' perché il sindaco conosco da un po' di anni, ho visto che c'è anche una voglia dell'amministrazione di riorganizzare la struttura, ho visto che gli impiegati tutto sommato sono bravi e quindi io spero poi di conoscere un po' meglio, perché adesso sono tutte cose, notizie assunte così sommariamente pure da piccoli confronti, ma come dico l'intento è quello di ristrutturare la macchina del comune, l'ha accennato prima il sindaco, vedere di formare un blocco, una squadra per cercare di arrivare ai risultati. Certo, l'ideale sarebbe la presenza tutti i giorni, però come dico vedremo i risultati. Ho voluto anche ho voluto fare la convenzione come proposta per un anno e vediamo anche prima se è possibile per verificare come si va avanti. Quindi tra 6 mesi ci troveremo qua ancora in consiglio comunale, magari si parlerà anche di questo tema, oppure non si parlerà se tutto va bene. Questo era, volevo dirlo perché non sono abituato a fare le cose tanto per fare. Vi assicuro che ci sta sul fiato, come dice Mirko, non solo i dipendenti ma anche gli amministratori, ma questo può anche andare con le cose. Va bene, ci sono altre domande? Favorevoli? Unanimità? Immediata esecutività, anche questa, anche se esecutività, favorevoli. Autostrada regionale Emilia Padana Veneta, CIPE ci ha mandato il documento pregando di inserirla negli strumenti urbanistici in modo che non ci siano poi possibilità da
umanistiche di andare, di tracciare il tracciato. È una vicenda vecchia questa qua, nel senso che credo che la discussione sul canale sia decennale da questo punto di vista. È stata anche una decisione molto combattuta, non tanto sulle nostre zone, ma ci sono stati parecchi problemi che riguardavano sia Legnago, che riguardavano poi Casaleone e Cerea, che poi sono stati superati con un dibattito molto intenso. Io non so se sia il caso questa sera di andare a aprire un dibattito in senso a Longara Mare, forse sarebbe più opportuno andare ad aprirlo in una pubblica seduta, magari con dei sistemi di proiezione in modo che anche i cittadini e gli altri siano edotti della quella che può essere la strumentazione umanistica portata dalla Longara Mare. Questa sera volevamo fare sostanzialmente questa presa d'atto e inserimento degli strumenti e anche una maniera quindi per alla stampa di questa esecutività dell'opera, perché bene o male noi abbiamo forse uno dei minori impatti territoriali di tutto il tracciato, perché abbiamo solo un piccolissimo parte interessato sulla parte terminale sulla zona campanale, e comunque un impatto sul territorio esiste, e comunque esistono poi ipotesi di due collegamenti, uno a nord, uno a sud, di micro circonvallazioni che andranno verificate, e quindi chi si troverà poi ad avere questo tracciato su facile rispetto, qualche problema ce l'avrà. Quindi da questo punto di vista diamo la possibilità ai cittadini di verificare, quindi di poter essere più, non dico conflittuali, ma comunque di prendere atto che chi dovrà fare questa opera dovrà tener conto anche delle esigenze dei cittadini stessi, quindi diciamo è un'apertura di credito nei confronti della cittadinanza. Dal punto di vista dell'operatività, questa è abbastanza operativa come struttura, dovrebbe parlare del CIPE, è in questo momento in fase di asfalto, cosa vuol dire fase di asfalto per partire i lavori, perché la struttura con cui viene appaltata l'opera stessa prevede la fase di appalto aperta, in cui poi chi vincerà il progetto, il pre-progetto, si incaricherà di avere l'esecutività del progetto e di partire poi in fase successiva per i lavori. È abbastanza probabile che l'opera sia realizzabile, lo sapete bene che purtroppo in Italia molte cose partono, non tutte poi terminano. Ci sono buone possibilità di realizzabilità, in quanto il finanziamento è sostanzialmente privato, e quindi in momenti di difficoltà pubblica complessiva il fatto che sia garantito da una struttura privata probabilmente garantisce maggiore possibilità di realizzabilità dell'opera. Ripeto, se poi il Consiglio ritiene, si potrà fare magari un ulteriore passaggio pubblico con la cittadinanza, magari con posizione banca, insomma, magari allargando anche il tema a una viabilità più complessiva, perché questa è una struttura che comporta rapporti con il Mantovano, rapporti con la Mediana, con gli altri comuni, con i centri intermodali, quindi anche una situazione complessa che va fino alla Romea, tanto per essere chiari, che sono anche ipotesi di viabilità di questo tipo, e fino alla Tirreno Calamari, quindi magari una serata dedicata a un problema di viabilità con qualche magari esponente regionale o altro, potrebbe essere anche una cosa interessante se così lo ritiene opportuno. Prego. Mi pare che, visto che anche nel mio programma, mi piace che sei tu a realizzarlo. No, io non realizzo niente, salutando gli altri, però siamo favorevoli, ecco, da questo punto di vista. No, più che altro questa è un'opera che ritengo sia indispensabile sia per la viabilità che anche per lo sviluppo economico di Nogara. Tuttavia, come avevi anticipato tu, ritengo anche fondamentale che per un'opera di questo genere qua venga coinvolta proprio tutta la cittadinanza, quindi quello che dicevi prima va sicuramente nella direzione di poter aprire un confronto non solo per le esigenze di capire quali sono dove passa, quali sono praticamente qual è l'impatto che può avere sul territorio, ma anche per avere un confronto aperto sia con i cittadini ma anche con tutti quelli che possono essere
essere interessati da questo, quest'opera qua. Ricordo appunto, questo anche per il discorso della trasparenza che dice sempre, insomma, in modo che non sia solo una cosa, una seduta al palazzo, ma che sia una seduta condivisa da tutti. E anche per questo ricordo che la precedente amministrazione Olivieri aveva comunque fatto un primo passaggio pubblico quando era stata presentata l'iniziativa, insomma, e quindi avevo fatto il passaggio anche con le autorità e anche con gli altri comuni vicini. Penso che si possa fare anche adesso questo tipo di lavoro, cioè coinvolgere quelli che sono i comuni e le amministrazioni che sono vicini, che sono interessate da quest'opera qua. Poi l'ultima cosa, sarebbe interessante sapere comunque anche qua se tutta la maggioranza sia d'accordo su quest'opera qua, perché bisogna andare via tutti, secondo me, convinti e pronti a realizzare questa opera. Vedremo col voto. No, sicuramente, sicuramente è un'opera, insomma, importante, questa è una presa d'atto, no? Nel senso che noi prendiamo atto che viene fatta questa autostrada. E sottolineo anch'io il discorso che eventualmente potrebbe essere fatto un incontro pubblico, soprattutto per quanto riguarda i residenti che abitano nella zona interessata dal casello, mi ha detto Campanano, quella zona lì. Adesso non so se c'è stata come superficie interessata nella zona di Campanano, sapete quanto c'è il progetto, ma una superficie esigua, una certa consistenza, quindi diciamo che interessa abbastanza il nostro territorio. Se vuoi l'impressione, però ti do l'impressione mia, è che non poteva che essere così con un casello terminale, dal punto in quanto non esiste oggi il tracciato di collegamento con Mantova, quindi non può che essere un casello terminale, che ti presenta Mestre quando si arriva a Mestre, Cicinì più piccolina, ma il concetto è quello lì, cioè l'autostrada finisce e quindi c'è bisogno di barriere, di altre cose, non è escluso, ma questo è tutto volente, possiamo anche discutere meglio, non è escluso, cioè quindi c'è un certo impatto, non è di poco conto. Non è escluso però che, siccome per quanto riguarda la regione Lombardia avrà nel suo disciplinare di appalto l'onere di andare nella progettazione esecutiva anche di aggancio tra Castellare e Nogara. Se questo avvenisse, probabilmente il casello di Festa di Nogara non ha più senso da questo punto di vista. Però oggi come oggi, essendo il tracciato di CIPE terminale a Nogara, non poteva che essere così. Tenete presente che questo è un progetto preliminare, quindi non è esecutivo, è un progetto preliminare che fissa i tracciati e quindi le zone di rispetto del tracciato. Perché a livello urbanistico, dopodiché, come tutte le autostrade, le strade di importanza che sono state fatte, ci sarà la prima e seconda fase dei pre-espropri, quindi di individuazione catastale di questo, e quindi per certi versi anche la contrattazione con le proprietà, per dire che ho visto su quello tracciato, mi sembrava che ci fosse un errore su un edificio che probabilmente non è riportato e quindi questo sarà un problema. Però ripeto, noi siamo in fase di preliminare e quindi non è escluso che anche che la testata possa seguire dei ridimensionamenti ove ci fosse in via per Mantova. Tegli presente che credo che nessuno di noi qua dentro sarà qua ad amministrare, perché per ben che la vaga qualche anno passa, quindi cerchiamo di verificare un quadro possibile, poi ci sarà una gestione del percorso, probabilmente gli altri. Prego. Ma personalmente sono al contrario, non lo farò mai.
che secondo me non serve a niente. È la solita opera fatta a debito, che indebiterà per forza, che indebiterà per forza le generazioni future. Un'opera che devasta Campano. Sì, ne ha un impatto notevole su Campano, no? Una trentina, piccola. Che devasti zone agricole e. Insomma, dico l'ubicazione del casello, come vedi, è nella parte bassa, cioè nella cartina che è dietro di te, per esempio. È vero che è l'avvocato mare, ma non è anche vero che è. Sì, ma non. Se il momento della gara sono gara, più che per andare, è un territorio vicino a noi che è un gara. Sì, il fatto è che non è che, diciamo, non soffermandoci solo su Nogara, l'autostrada in sé devasta tutta una serie di terreni adibiti adesso a colture, cioè fa espropri, espropria tutto. Quindi qua è sempre il solito discorso, project finanza, costruisce il privato con i soldi pubblici, è la truffa, inventata da Cirino Pumicino. Quindi, no, dico solo che non si sa quando finirà, chi pagherà questa cosa. Cioè qua si fa una cosa che non si sa chi paga, e come sempre la si farà a debito, come è nello spirito italiano di fare. Com'è? Sì, guarda, io personalmente spero che non venga nessuno, per non farla mia. No, perché credo sostanzialmente non serve a niente. Oh, insomma, sai com'è. Anch'io come Festi, come grandi Festi, sarei curioso di vedere se nella maggioranza sono tutti concordi. Adesso si va il voto? Ah sì, no. Si va il voto. Certo. Dico. Vedremo. Riferendomi al discorso del consigliere Renato Pezzi prima, sì, è vero che va discussa con la cittadinanza, io sono tra quelli che da sempre cerco di condividere il più possibile con i cittadini locali, visto che è un'opera che anche se, ripeto, ricade su Nogara quasi per una vicenda quasi di fortuna o sfortuna, a seconda di chi non vuole vederla, però si tratta di poca cosa che interessa il nostro territorio. Questo progetto comunque non è nato ieri, è un progetto che circola da anni. All'origine del progetto, che poi uno possa essere d'accordo con l'opera o meno, comunque era una scelta da parte delle autostrade di fare una quarta corsia sulla Serenissima oppure fare un'autostrada parallela che andasse a smaltire un po' di traffico a sud. Perché voi sapete bene, è vero che l'autostrada può inquinare, chiaramente camion, macchine inquinano dappertutto, specialmente l'autostrada, però è anche vero che ci muoviamo tutti i giorni, è anche vero che la macchina facciamo fatica a lasciare la casa. E i camion, voi sapete che a livello nazionale le merci viaggiano moltissimo su gommato, e poi io posso essere d'accordo o meno, però è il camion che porta via le merci sul territorio nazionale. E una delle autostrade più intasate d'Italia è proprio la Serenissima, o la Brescia Padova, come volete chiamarla. Quindi una volontà iniziale da parte delle autostrade era quella di fare la quarta corsia. Cosa succede? Con la quarta corsia è vero che non andare a distruggere altro terreno se non quello adiacente all'autostrada esistente, quindi creare un po' più di danno, ma sempre in quel posto. Però è anche vero che c'erano delle altre controindicazioni, tipo un incidente in autostrada mi blocca completamente l'autostrada e anche se ho quattro corsie sono tutti fermi. Il fatto di avere due autostrade parallele in questo caso facilita, perché se uno non si mette sulla Nogara Mare può mettersi sulla Brescia Padova. No, è diverso il discorso, ti ho detto il ragionamento iniziale del perché è stato pensato questa arteria. Poi è anche, tra virgolette, scorretto chiamarla Nogara Mare perché in realtà sarebbe la Cremona. La Cremona, Mantova, Nogara, Chioggia. Questo era il tragitto originale. In particolare però, essendo un'opera che andava a toccare due regioni diverse, non c'era la possibilità di andare avanti con questo progetto,
e quindi probabilmente un domani, come diceva il sindaco prima, ci vedremo arrivare un'altra strada che arriverà da Mantova, che collegherà il casello di Nogara con quello di Mantova. Ecco quindi perché questo ragionamento iniziale, perché intanto incontri con la popolazione sono stati fatti, è vero, da parte dell'amministrazione di Viera, è stato fatto anche in terra comunale. La richiesta che era stata fatta allora con i sindaci del territorio presenti era quella di dire: noi abbiamo questo progetto, vi sta bene tracciato, questo è il nostro impegno, cosa volete che facciamo per il vostro territorio per darvi una mano? E Nogara ha chiesto una cartella di collegamento con il casello autostrada con l'interporto. Ecco che quindi trovate anche in cartellina non solo il tracciato dell'autostrada, ma anche la famosa cartella che collegherà diciamo così il casello e l'interporto. Questa è stata una richiesta di Nogara dell'epoca. Nogara poteva chiedere qualsiasi altra cosa, è stata chiesta questa anche qui, a seconda di come si vuole vedere il progetto e il discorso. Però, e chiudo perché voglio essere breve, io ho sempre detto una cosa, cioè l'onda che arriverà su Nogara probabilmente sarà non solo l'autostrada, sarà anche qualcos'altro che verrà come autostrada. Quindi il nostro compito qui è quello di stare attenti a non venire sommersi dall'onda, possibilmente cavalcarla. Cioè, se è vero che guardando la cartina di Verona vediamo tutte le zone possibili di espansione da Verona nord, est, andando addirittura anche fino ad Afri, così non a Nogara che è più vicino, vediamo un'espansione e un progresso che viene avanti. Nogara è la zona nostra, è una delle poche zone vergini da questo lato, cioè c'è ancora tanta terra e quindi probabilmente ci sarà tanta richiesta, ma non parlo solo di Nogara, perché noi possiamo anche opporci come paese, come filosofia, però alla fine hai anche tutto un territorio che non riguarda solo Nogara, ma va fino appunto a Pioggia, quindi è un'autostrada che attraversa diversi confini. Poi l'ideologia di come la vede una persona chiaramente diversa. Io dal mio punto di vista vorrei sapere se noi siamo d'accordo. Io personalmente sono d'accordo con la costruzione dell'autostrada, sono d'accordo sulla cartella di collegamento sperando che venga fatto l'interporto. Non è la stessa cosa. Questo era uno dei punti salienti di qualche anno fa, in effetti. Il problema di Nogara e Isola, che avevano più o meno la stessa, non è la stessa cosa, chiaramente speriamo che Isola non si faccia solo Isola, questa è la nostra speranza, la nostra intenzione. Anche perché comunque quel progetto con i capannoni e tutto il resto hanno recuperato il terreno, non è che sia rimasto fermo sulla carta. Quindi secondo la mia idea è quella di dire va bene le vie di comunicazione, va bene l'espansione, ma che sia anche controllata soprattutto dai nogaresi, perché interessa il nostro territorio e quindi speriamo di viverci ancora più. Sì. Mi sono dimenticato, anch'io auspico veramente che fate un'informazione da là, cioè se è possibile fare degli incontri con non solo con Palamo, tutto dove si spiega bene, insomma poi. Sì, è informativo però il discorso, sì, certo, siamo più nei tempi in cui si poteva chiedere, ecco, questo volevo dire. Allora, io non voglio fare degli incontri, cioè non voglio che voi facciate degli incontri. Contrari? Va bene. Oh. Mozione presentata dal gruppo. Vado a leggere quello che è la mozione che abbiamo messo in oggetto. Oggetto, organizzazione parcheggi rosa. Premesso che Nogara, in seguito al rifacimento della piazza ad opera dell'amministrazione di ieri, necessita di parcheggi soprattutto il centro. Alcuni componenti dell'attuale amministrazione, quando erano frenati dalla minoranza, lamentavano questa carenza e sollecitavano la realizzazione di nuovi posti auto. Era preciso impegno in campagna elettorale dell'attuale amministrazione identificare nuovi parcheggi in centro al paese. La mozione in oggetto è destinata a donne residenti nel comune di Nogara in stato di gravidanza e o neo mamme che hanno avuto un figlio entro 12 mesi precedenti alla richiesta del permesso. Ogni iniziativa che possa agevolare una particolare fase della vita della donna merita sicuramente di essere valutata e accolta. L'istituzione di eventuali permessi temporanei da esporre verranno valutati dagli uffici comunali competenti.
Visto che il dirigente codice della strada non ricomprende le donne in stato di gravidanza fra le categorie di automobilisti per le quali è possibile istituire zone di parcheggio riservato, gli stadi rosa per motivi sopracitati non si configurano come una prescrizione e l'eventuale infrazione non comporterebbe ammende, si tratterebbe quindi di una particolare attenzione richiesta dall'amministrazione comunale a tutta la cittadinanza nei confronti delle donne in gravidanza e delle neomamme novaresi. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a realizzare questi stadi rosa segnalati da una cartellonistica verticale e da strisce rosa sull'asfalto, possibilmente in prossimità del centro storico e delle aree di maggiore frequentazione delle future neomamme, farmacie e ambulatori. Firmato i consiglieri comunali sulla parte non venuta. Vogliamo anche volentieri questo, perché sei una portativa in versione di tendenza del vostro gruppo nei confronti del mondo femminile, che è arrivato eccezionale al momento della non ho capito, scusa. Diciamo, vogliamo con grande piacere questa riconversione. Con piacere. Questa riconversione. E quindi la nostra proposta è quella di accogliere Coso e di accogliere la proposta di delegare, noi volevamo delegare l'amico Simone, che non è purtroppo presente, assieme al nostro capogruppo per seguire l'attuazione quindi di diverso degli stalli. Pensavamo già all'ospedale, pensavamo alle scuole, pensavamo alla chiesa per riuscire a fare queste cose. Quindi io inviterei il consigliere Pierpaolo Tregnaro in questo momento, quindi Montemezzi, a seguire poi la presentazione della proposta, che sarà anche giusto che impegnate. No, io invece inviterei. Questa è la mia proposta. Sì, quindi diciamo che accogliamo e vi chiediamo. Ci sono degli uffici competenti per questo tipo di parcheggi, per cui non mi sembra che, cioè, da questo punto di vista abbiamo. Quindi ti rifiuti di realizzare, sì, lo rifiuto mi sembra. Noi abbiamo fatto una proposta, poi ci sono gli uffici di competenza che devono realizzare anche secondo il codice del strada, non so, secondo i tempi che, non so, direte lui, a realizzare questi parcheggi. Se mi invito qualcuno del mio gruppo a presentare un emendamento alla mozione dicendo che vogliamo. Secondo me però ci manca un passaggio, perché forse, no, scusa che non c'è Simone, è presente. Allora, questo discorso delle fare un gruppo di lavoro anche su questo, che non è un impegno enorme,
senso individuare. Ma il discorso del gruppo di lavoro, cioè. Poi lo facciamo noi.